Capitolo numero 2. Orientamento e servizi al lavoro. Nuovi linguaggi ed innovazione. Come cambia l'orientamento nello scenario che abbiamo descritto? L'orientamento alle scelte è un orientamento continuo, orientamento per tutto l'arco della vita. Dalla bussola, che ci orientava in base alla direzione, al satellitare, che ci offre opportunità diverse, strade molto diverse tra di loro, da valutare in base al nostro percorso di carriera. Orientare le scelte vuol dire aiutare l'individuo a costruire la propria identità professionale. Costruire la propria identità professionale vuol dire definire le proprie priorità e preferenze, analizzare le nostre potenzialità in base a quelli che sono i nostri interessi, ma anche le nostre esperienze, definire le proprietà, le priorità e le preferenze, ampliare e dare valore alle proprie esperienze e competenze, anche in contesti diversi, esplorare nuovi orizzonti e costruire network professionali. Le ICT e le nuove tecnologie entrano anche nei processi di orientamento. L'orientamento è di varie tipologie. C'è un orientamento informativo, che è quello che per esempio si fa nelle scuole, nei giorni di Open Day, in cui si presentano le varie università per dare informazioni sulle caratteristiche di alcuni percorsi di studio. Un orientamento più esperienziale, quindi legato più a un'esperienza, a un saper fare, a una pratica. Un orientamento costruttivista, in cui l'orientatore aiuta l'individuo ad autoanalizzarsi e a percorrere, analizzare varie soluzioni, varie strade, varie possibilità per poter fissare degli obiettivi che individuino il percorso di carriera. Infine, un orientamento comunicativo, in cui si entra in logiche anche di aiuto, in cui l'orientatore ha un ruolo ancora più importante e più presente. Perché parlare degli enti bilaterali? L'ente bilaterale del turismo toscano, che ha finanziato e realizza questo corso, si occupa anche di incontro domanda-offerta di lavoro e di orientamento. In generale, gli enti bilaterali sono enti privati, non pubblici quindi, costruiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Sono costituiti liberamente, di solito in attuazione di contratti collettivi nazionali del lavoro, quello che è contenuto nei CCNL. Sono paritetici, nel senso che sono rappresentati dai lavoratori e dai datori di lavoro e sono in numero uguale tra di loro. EBTT, che è l'ente bilaterale del turismo toscano, è un ente regionale specializzato nel settore turismo e che quindi offre servizi interamente gratuiti ad aziende e lavoratori del turismo che applicano il contratto collettivo nazionale del turismo di Confcommercio e versano con codice BTU. I servizi gratuiti che offre BTT sono la formazione, l'incontro domanda ed offerta di lavoro, il sostegno al reddito, la conciliazione vertenze, servizi di attivazione, tirocini e valutazione piani formativi per apprendisti. EBTT è specializzato nel settore turismo e tutti i suoi servizi sono orientati ad offrire servizi e rispondere a bisogni di aziende e lavoratori del settore turismo. Oggi EBTT è un'associazione no profit tra organizzazioni imprenditoriali e sindacali che rappresenta il settore turistico della Toscana. Opera da oltre 16 anni in Toscana e ad oggi all'ente fanno riferimento oltre 13.000 aziende e oltre 45.000 lavoratori tra annuali e stagionali. Tra le aziende che rappresenta, ovvero quelle che applicano il contratto collettivo nazionale del settore turismo di Confcommercio, vi sono alberghi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, mense, pasticcerie, gelaterie, campeggi, villaggi,
agenzie di viaggio e tour operator, residence, appartamenti di vacanza ed altro ancora. EBTT è un ente regionale con 16 sportelli in tutta la Toscana, uno per ogni provincia e 5 si trovano nelle località ad alta concentrazione turistica, come Chianciano, Montecatini Terme, San Vincenzo, Versilia e Isola d'Elba. È anche un ente accreditato alla Regione Toscana come agenzia formativa e che quindi realizza progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, ed è anche un'agenzia per il lavoro, sempre accreditata alla Regione Toscana e che quindi realizza servizi professionali per l'incontro domanda-offerta di lavoro. Tra i servizi innovativi di orientamento e di incontro domanda-offerta di lavoro, l'ente bilaterale ha realizzato e realizza ormai da anni la borsa Mercato Lavoro. Il sito, lo potete vedere, è www.borsamercatolavoro.it. La borsa Mercato Lavoro è un evento dedicato all'incontro domanda-offerta di lavoro, ma anche all'orientamento, che si realizza nelle località toscane in cui l'offerta di lavoro è intensa, prima della stagione. I candidati, gratuitamente, in cerca di lavoro, possono venire e presentarsi, registrandosi prima online, e incontreranno negli eventi borsamercatolavoro.it le aziende che cercano personale per il settore turismo per la stagione. Possono effettuare colloqui con le aziende, che attiveranno poi i contratti una volta che hanno scelto il personale. Negli eventi borsamercatolavoro.it vi sono anche convegni e workshop dedicati al lavoro e anche un'area orientamento, nella quale i candidati possono trovare operatori che aiutano a ricercare lavoro, a ricercare esperienze di studio, di tirocini in Italia o all'estero, che orientano in generale i giovani per il proprio processo di costruzione di carriera. Tra gli enti che partecipano al salone orientamento all'interno della Borsa Mercato Lavoro troverete Eures, Eurodesk, i centri impiego, il CONI Toscana, Centro Studi Pluriversum, gli sportelli dell'Informo Lavoro e dell'Informo Giovani e altri sportelli dedicati all'orientamento dei giovani nel mercato del lavoro e negli studi. Il raccordo con il mercato del lavoro e l'incontro con le aziende sono al centro della Borsa Mercato Lavoro. In quel giorno i ragazzi o i disoccupati possono fare molti colloqui per comprendere anche se il proprio curriculum è adeguato a lavorare nel settore turismo o se si devono integrare nuove competenze. Sempre parlando di altri servizi innovativi, EBTT gestisce e promuove il sito turismolavoro.it. Attraverso il portale incontro, EBTT ormai da oltre 10 anni realizza l'incontro domanda-offerta di lavoro per il settore turismo, essendo accreditato come un'agenzia per il lavoro. I candidati possono inserire online il proprio curriculum, non dimenticandosi i propri riferimenti, le proprie esperienze, le proprie conoscenze, e le aziende in cerca di personale, si rivolgono direttamente ad EBTT per la ricerca di candidati che vengono selezionati dal programma incontro. La cosa fondamentale per registrarsi in turismolavoro.it è aver avuto esperienza nel settore turismo, in quelle particolari mansioni, o avere un titolo di studio. Le aziende fanno una ricerca molto specifica del curriculum in base al profilo che stanno ricercando. Colloquiano direttamente i candidati che hanno preselezionato e chiedono ai BTT una preselezione iniziale. Il programma incontro turismolavoro.it permette un match per competenze. È fondamentale quindi inserire tutti i dati delle proprie conoscenze ed esperienze nel settore turismo, perché il programma incontro permette di filtrare in base al profilo ricercato dall'azienda per competenza. Ovvero, facendo un esempio, il programma incontro permette di cercare un cuoco che parli tedesco, che abbia lavorato in un hotel a 4 stelle, che abbia gestito una brigata di 15 persone,
che abbia il corso HACCP e che sappia cucinare piatti di pesce. Più competenze vengono inserite nel vostro profilo in base alle esperienze che avete, e più sarà facile per l'azienda ricercare il vostro profilo. Il match avviene per competenze e l'operatore fa la differenza perché BTT in ogni suo sportello ha un operatore che vi aiuterà a inserire il vostro curriculum, ma non solo, vi farà un colloquio di preselezione mettere l'accento rispetto al vostro curriculum e gli elementi salienti, per comprendere meglio la vostra figura professionale e per proporvi in maniera più precisa alle aziende che stanno cercando. Del resto, gli operatori di BTT aiutano le imprese nella stesura del job profile, per cercare di venire più incontro alle aspettative e comprendere meglio il profilo, che l'azienda sta ricercando. E BTT certifica e aggiorna le competenze acquisite dai candidati grazie al sistema interno, e le aziende che possono rivolgersi alle BTT sono ovviamente le aziende versanti. E BTT si occupa anche di orientamento. Fa orientamento grazie all'utilizzo di Sorprendo.it, un software commercializzato dal Centro Studi Pluriversum di Siena, che permette di aiutare il ragazzo o il disoccupato ad esplorare le professioni in base alle preferenze che ha rispetto al mercato del lavoro. Sorprendo non è incentrato solo sul settore turismo, ma contiene profili di tutti i settori. È rivolto prevalentemente a giovani che escono dalle scuole turistico-alberghiere, ma anche a tutti quei lavoratori che stanno cercando lavoro da molto tempo in una stessa mansione. Ricordiamo che l'orientamento è per tutto l'arco della vita ed essere aiutati nel momento delle scelte professionali è veramente importante. Sorprendo come funziona. Permette di esplorare le professioni, di vedere quali sono le professioni più affini al tuo profilo in base alle preferenze che hai. Ti permette di analizzare le tue potenzialità, di riflettere sulle tue aree professionali e sulle tue competenze e di costruire, dandoti degli obiettivi precisi, la tua carriera giorno dopo giorno. Potete visitare il sito, munito anche di video, andando al www.sorprendo.it. Come funziona? Sorprendo è semplice e BTT ha un certificato e può utilizzare la licenza Sorprendo. Il candidato risponde a delle domande in base alla propria preferenza, domande su competenze e su abilità del tipo: ti piacerebbe lavorare con dei bambini? Ti piacerebbe lavorare con la chimica? Ti piacerebbe lavorare in una professione che preveda di stare sempre in piedi? Ti piacerebbe lavorare all'aperto con tutte le condizioni climatiche? L'utente risponde dicendo: mi piace molto, mi è indifferente, non mi piace assolutamente. Al termine delle domande, l'utente verrà messo di fronte alle professioni che vengono consigliate in base alle risposte che ha dato. Potrà rivedere le risposte qualora si sia reso conto di averne date alcune sbagliate. Altrimenti inizierà nell'analizzare le professioni che sono risultate più attinenti. Cercherà di vedere se le conosceva tutte, se ci sono professioni nuove, emergenti che non conosceva. Se quelle professioni sa dove lavorano, in quali contesti operano. Ad esempio, un cuoco non lavora solo in un ristorante, ma anche in un albergo, in una mensa, in una nave da crociera, contesti diversi in quali cercare lavoro. Questa autoanalisi che il candidato farà insieme all'orientatore, di fronte alle proprie conoscenze, preferenze e professionalità emerse, potrà permettere all'individuo di fissare degli obiettivi per colmare alcune lacune, qualora ve ne fossero, o semplicemente per migliorare il proprio percorso di carriera. Per un orientamento efficace, sei sono gli elementi fondamentali. Avere un supporto da orientatori o addetti,
E l'ente bilaterale fa proprio questo, il ruolo dell'orientatore e dell'operatore è importante sia nei servizi all'orientamento che nei servizi di incontro domanda-offerta di lavoro. Non esiste un portale di incontro domanda-offerta di lavoro che fa tutto online, serve obbligatoriamente un colloquio con un orientatore o con un addetto. Il processo perché l'orientamento deve raccordarsi con tutti gli altri elementi del percorso. E deve accompagnare costantemente l'individuo nelle scelte, ogni qualvolta queste si presentino. Il coinvolgimento, perché risponde a dei bisogni l'orientamento, e quindi la persona deve essere messa al centro e coinvolta costantemente. Coerenza, perché gli interventi di orientamento devono essere correlati agli interventi formativi o professionali, e deve essere monitorato lo sviluppo. E BTT, grazie a Incontro, riesce a fare anche questo. Aiuta i candidati a cercare lavoro, le inserisce nelle aziende del turismo, nel periodo in cui lavorano realizza corsi di formazione e, se stagionali, li riorienta per le offerte di lavoro successive, aggiornando il loro profilo. Condizioni, perché l'orientamento deve tener conto di tutti i dati di contesto, degli scenari complessi, delle condizioni all'interno delle quali saranno applicati i contenuti presentati. E deve conoscere benissimo il contesto. Parlando di altri servizi innovativi, possiamo citare le portfolio, uno strumento di valorizzazione degli apprendimenti e di orientamento. Le portfolio al momento è utilizzato in alcuni progetti europei. In futuro, l'Europa cercherà di valorizzare questo strumento perché diventerà come un profilo di accesso alle professioni che descrive le nostre conoscenze, competenze, abilità e che ci permette di confrontarci in una maniera anche social con altri utenti e quindi di raggiungere i nostri obiettivi migliorando il nostro percorso, professionale di carriera. Infine, citiamo tra i servizi innovativi le piattaforme MOOC. Le piattaforme MOOC sono corsi online aperti e pensati per una formazione a distanza che coinvolga un numero elevato di utenti. Nascono infatti nelle università americane, che dovevano gestire molti utenti e molti studenti. E gli utenti diventano di facile accesso, gratuito, e permettono anche di accedere a materiali del corso. Solo se si richiede una certificazione finale, alcuni di questi corsi sono a pagamento, altrimenti la maggior parte sono gratuiti. Oltre al materiale didattico e video e quiz, i MOOCs forniscono anche forum interattivi per costruire proprio comunità di studenti, professori o utenti che ragionano e approfondiscono su un tema specifico di competenza. I MOOC sono ormai tantissimi, ve ne sono anche alcuni nati in Italia, alcuni più dedicati agli studenti, altri invece di tutti i generi. Uno dei più famosi è quello dell'Università di Nettuno. I MOOC permettono di acquisire competenze velocemente, conoscenze velocemente e di orientarsi, per esempio, approfondendo un tema, possiamo accorgerci che non è proprio quello per il quale nutrivamo un interesse. I MOOC permettono anche di non disperdere il sapere, perché alcune competenze o conoscenze, magari in disuso, possono essere filmate e registrate nei MOOC, riacquisendo un interesse negli utenti e quindi acquistando vita. I MOOC servono quindi per costruire saperi, per formarsi, per orientarsi, per creare comunità di professioni che discutono su un argomento specifico e creano saperi. Uno strumento che dovete assolutamente consultare, basterà andare sul Google e mettere la parola MOOC per vedere quali sono i MOOC più utilizzati in Italia. Alcuni anche in italiano, la maggior parte di questi in lingua inglese. Ma vi lascio con un proverbio giapponese che riassume, sintetizza un po' quello che abbiamo detto. Investire nelle risorse umane è sicuramente la cosa più importante. E investire sul nostro percorso di carriera è fondamentale. Infatti, quando fai programmi per un solo anno, semina grano. Quando fai programmi per 10 anni, pianta alberi. Per
Ma quando fai programmi per tutta la vita, forma ed educa gli uomini. Ed ora, rivedi il video se vuoi ripassare alcuni concetti, oppure vai al test finale. Superato il test finale, potrai richiedere l'attestato. Se sei un utente registrato nel portale incontro www.turismolavoro.it, la tua formazione verrà registrata nel tuo profilo con marchio di qualità EBTT. Buon proseguimento!